Il cibo deve essere senza rischi, questo è il messaggio che arriva dal Question Time organizzato da Call Diretti Arezzo nella sala conferenze della C Hotel. Un messaggio chiaro e conciso, l'associazione di categoria ha voluto fortemente questo momento rivolto alla formazione delle imprese associate che hanno partecipato in massa alla riunione dedicata all'approfondimento su temi di grande attualità e di importanza come la vendita diretta, l'etichettatura e la sicurezza alimentare. Sì, Call Diretti è sempre stato in prima linea su quello che riguarda queste tematiche, quindi oggi siamo qui per dare ai nostri soci un'opportunità di formazione e informazione per aiutare nel percorso che porta poi alla vendita. Vendita sia diretta, i nostri produttori sono impegnati nei mercati di Campagna Amica, ma anche per tutti quei soci che hanno apertura in altri mercati. È uno dei ruoli dell'associazione quello proprio di seguire e accompagnare in tutto il percorso, quindi la formazione per noi è sempre fondamentale. Oggi noi ricordiamo ai produttori quali sono, diciamo, le informazioni di base che ci devono essere all'interno di un'etichetta di un prodotto alimentare, ma è evidente che è un'informazione utile anche per i consumatori, infatti qualora tutti siamo produttori ma anche consumatori, quindi ci fa piacere sapere quali sono gli argomenti, gli aspetti importanti che dobbiamo capire come una carta d'identità, quindi che cosa contiene quel prodotto e quali sono i suoi punti valoriali, diciamo, qualcosa dà in contenuto di nutrizione, cosa può dare alla nostra salute e quant'altro, e soprattutto anche da dove proviene. Infatti una delle informazioni che soprattutto come il progetto Campagna Amica vogliamo mettere sempre nei nostri prodotti è quello dell'origine, la provenienza del prodotto agricolo che poi va a finire nella lavorazione del prodotto finale. È un tema questo poi collegato al Made in Italy, quindi molto sentito. Esatto, un tema che è collegato fondamentalmente al vero Made in Italy. Noi diciamo che un po' il vero Made in Italy è quello che ha naturalmente un prodotto che è fatto e realizzato in Italia, ma con materie prime che vengono dall'Italia. E anche il senso per cui oggi raccogliamo, anche approfittando di questa occasione, delle firme per chiedere all'Europa una norma europea che possa consentire al consumatore non solo dell'Italia ma europeo, di sapere da dove vengono le materie prime che vengono utilizzate negli alimenti, per far sì che appunto il Made in Italy sia un vero Made in Italy. Spesso si gioca, no, con le scritte delle etichette anche per confondere. Esatto. A volte si gioca anche con le bandiere, con le scritte Made in Italy, realizzato in Italia, quando poi in realtà è solo lo stabilimento che ha effettuato quel tipo di lavorazione, ma semmai il prodotto, la materia agricola arriva da al di fuori anche dall'Unione Europea. Quindi bisogna fare chiarezza, questo è un incontro importante che va anche nel senso di questa trasparenza che noi dobbiamo e vogliamo assicurare al consumatore.